C'era una piazza piena nell'ultimo dell'anno, nel capodanno targato Amadeus. E proprio da Piazza Pitagora è stato accolto il 2024, da Crotone, con tanti cantanti in una piccola Sanremo, dove è stato salutato il 2023 in un bagno di folla. E così Rai 1 ha vinto lo share con 10 milioni di telespettatori collegati sulla rete ammiraglia del servizio pubblico e il 40% di share in una notte indimenticabile per Crotone. Poi il giorno dopo, sotto un bel sole, il tradizionale tuffo di Capodanno nel 1° gennaio, con i numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno. Quasi 400 persone per il 25° anniversario del tuffo più popolato, una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Non potevamo iniziare il primo dell'anno così, con il tuffo, una giornata splendida, una Crotone magnifica, una Crotone da amare, e che questo deve essere un grande punto di partenza per tutti noi. Una tradizione, insomma, che si ripete. È una tradizione bella nel mondo, perché questo giorno deve fare qualcosa per il cuore. E per me questo è migliore, the best, sì. È una tradizione che io ho iniziato nel 98-99, manco mi ricordo più. Sì, bellissima tradizione, a qualsiasi temperatura noi siamo qua. Da Cesena nuovamente qui per questa tradizione che si ripete. E mi è piaciuto molto lo scorso anno, quindi ho deciso di ritornare e più carico che mai. Quando si parla di tuffo di primo dell'anno, Cosimo c'è sempre, non è una novità. Sono 24 anni, l'abbiamo iniziato con Marcello Praticò, questo, eravamo in 12, e poi è proseguito, è andato avanti, sempre avanti è andato. Questa è ormai una tradizione, e quindi adesso ci sarà ancora più gente ancora. L'anno scorso eravamo 118, adesso arriviamo quasi a 200, a 300. E ci sono anche le nuove generazioni? Sì, ci sono un sacco di ragazzi. 10 anni fa, cioè, lo dovevo solamente pensare, ma ti dico che c'è una partecipazione di giovani ragazzi che mi sta impressionando. È una cosa bella, questo. Non lo facciamo per spirito e per cosa, questa è una tradizione. Come sia il tempo, a noi non interessa niente. L'abbiamo fatto pure con temperature sotto zero. È definito come un vaccino naturale. Ancora. Di più, ancora, Crotone, ancora. Oggi il tuffo del primo dell'anno all'associazione, presieduta da Roberto Garruba e Enzo Colosimo, con presidente onorario Raffaele Marino. Sono stati premiati Tiffany dalla Thailandia a Crotone e poi la più piccola, Sofia Garruba, insieme alla tuffatrice più esperta Dora Moroso, e quello più esperto Fofo Scicchitano. Il tuffo del primo dell'anno è nato 25 anni fa da Enzo Colosimo e l'assessore Marcello Praticò. E proprio quella mattina è stato premiato il figlio Renato in sua memoria. Buongiorno a tutti e auguri intanto, per la 25esima volta ci troviamo qua. Il tempo speriamo che continui così, va. Il campo è in ottime condizioni, l'acqua congelata al massimo. E buon anno. Buon anno a tutti, avete fatto una buona fine e ora fate un buon principio. Danilo, Massimo, ciao, alla prossima. 5, 4, 3, 2, 1.
quasi 500 persone. Numeri record per questo 25esimo tutto. Va crescendo però, eh? Non la vedo.